Buonasera, buonasera da parte mia e da parte di Skyway, speciale Skyway 2018. Mi sentite? Intanto saluto Mariana, Giuseppe dal Brasile, buone feste a tutti. Patrizio, Giana, complimenti per essere qui questa sera. Tanti di voi sono in vacanza, sono distratti giustamente dalle vacanze, invece. Voi siete qua presenti al webinar speciale di Skyway 2018, l'ultimo webinar di quest'anno. Si sente bene, sono contento. Grazie, grazie Mariana. C'è anche Beata. Bene, bene. Speciale Skyway 2018, ebbene sì, un anno è passato velocemente. Questa sera voglio fare un riassunto con i momenti più significativi di tutto l'anno. E ovviamente da ieri sera alle 22 ore italiana siamo in fase 13. Spiegheremo un pochino cosa significa la fase 13 nel progetto Skyway. Andiamo avanti perché ci sono tantissime informazioni da dare da questa sera. Bene, qui Skyway 2018, vedete un pochino di immagini. Su quello che è la prospettiva di sviluppo di Skyway con diversi mezzi di trasporto. Intanto parliamo di Anatoly Juninsky. Che è Anatoly Juninsky? Soprattutto ne parliamo per quelli che per la prima volta si affacciano al progetto di Skyway e soprattutto perché tutto nasce da questa persona, l'autore e general designer di Juninsky String Technology, che è l'azienda che sviluppa il know-how e la produzione delle infrastrutture per il progetto. È il project manager di due progetti delle Nazioni Unite, è il membro della Federazione Cosmonautica dell'URSS, quindi l'ex Unione Sovietica, e l'autore di oltre 150 invenzioni. Autore di oltre 20 monografie e oltre 200 lavori scientifici, presidente del consiglio di amministrazione e il general designer di Skyway Technology Corporation. Quindi diciamo che abbiamo davanti una persona illustre, no, una persona in carne e ossa, e questo lo dico perché ancora oggi ci sono persone che si chiedono: ma è tutto vero o è tutto un fotomontaggio? Ha diversi riconoscimenti, due medaglie d'oro del centro espositivo della Russia, tre carro d'oro in nomination, progetto dell'anno dell'industria dei trasporti, tre medaglie d'oro del marchio di qualità russo, il titolo onorifico di Cavaliere delle Arti e delle Scienze, 40 diplomi di mostre internazionali. Ha un premio molto importante, ha avuto anche poche settimane fa, di cui parleremo successivamente. Quindi questo è Anatoly Juninsky. La sua visione è quella di riportare il territorio della Terra in uno stato più naturale possibile dopo questo processo di industrializzazione di 50-60 anni di sviluppo appunto tecnologico e di basso alto impatto ambientale. Il sito di Juninsky, www.juninsky.com, è diciamo il luogo internet dove poter vedere tutta la cronologia della storia dal 1973 in avanti. Bene, perché? Perché questa storia, questo progetto, questi sviluppi, queste idee, questi brevetti hanno 40 anni di età, quindi tutto un processo veramente importante. Skyway non è solo il trasporto in sé, l'infrastruttura, ma è tutto un contesto a 360 gradi. È l'internet delle cose, ossia il trasporto di dati, di energia, di comunicazione, trasporto merci, trasporto esseri viventi e quindi tutto quello che si può trasportare, immaginare di trasportare, può essere
può essere sostenuto da queste infrastrutture altamente flessibili in ogni contesto di territorio. Naturalmente questo ecosistema è supportato da droni che installeranno in automatico con a livello robotizzato le linee, quindi non c'è più bisogno di infrastrutture, processi molto lunghi e onerosi per la fabbricazione e l'installazione di queste infrastrutture. Si parla poi ovviamente anche di mobilità sostenibile sul territorio locale, non solo sulle grandi distanze, attraverso la mobilità elettrica, in particolar modo abbattimento delle barriere architettoniche per le persone invalide o comunque che hanno limitazioni motorie. La blockchain è una tecnologia che ci permetterà di gestire tutto questo. Perché? Perché ci vuole una informatizzazione, una digitalizzazione di dati che verranno gestiti in modo diciamo automatico. Quindi la cosa importante, l'evoluzione di questa tipologia di trasporto è quella di poter gestire in automatico, in autonomia, gli spostamenti dei veicoli in sicurezza, senza l'utilizzo, senza l'apporto diretto di personale che, ahimè, può generare degli errori umani a livello di trasporto. Abbiamo visto nel tradizionale quando c'è un errore umano cosa può comportare in termini di incidenti molto gravi, anche mortali. Tutto questo che Uninski da 40 anni sta portando avanti con una missione, quella di salvare il pianeta attraverso la riduzione dell'inquinamento con mezzi diciamo ecosostenibili, è stato valutato da un'azienda che fa consulenza, che fa audit investment, cioè va a fare un'analisi della compagnia e determina il valore in termini di proprietà intellettuale. Bene, è stato riconosciuto nel maggio del 2013 un valore patrimoniale di intelletto di 400 miliardi e 867 milioni di dollari. Questo patrimonio intellettuale è stato suddiviso in quote da 1 dollaro e queste quote determinano il patrimonio dell'azienda. Questo patrimonio in parte è stato distribuito su società quali la Skyway Technology Corporation, quella che sviluppa il know-how, che sviluppa le infrastrutture, i mezzi di trasporto, una parte sulla Global Transport Investment e una parte è stata dedicata alla distribuzione attraverso il crowdfunding che permette di sostenere lo sviluppo dell'Eco Technopark, che è il punto nevralgico, è il laboratorio dimostrativo che appunto fa vedere la tecnologia funzionante e comporta la certificazione di tutto. Bene, gennaio 2018, ora passiamo mese per mese e vediamo che cosa l'azienda ha fatto in modo significativo in ogni mese di quest'anno, del 2018. Quest'anno è stato diciamo, un susseguirsi di importanti eventi che hanno portato appunto a uno sviluppo e alla ribalta Skyway nel mondo. Vedremo perché. Allora, gennaio 2018, la prima conferenza in Thailandia, una delle prime conferenze più importanti al mondo, dove Skyway ha presentato il sistema di trasporto cargo. Qui c'è un rovesciamento di slide. Praticamente qui ci sono i lavori all'Eco Technopark a Marina Gorka in Bielorussia, dove
il paese bielorusso ha assegnato 36 ettari per fare questo ecotecnoparco. E questa è l'infrastruttura per andare a dimostrare l'automatismo, il trasporto, il carico e scarico automatico delle materie prime, in questo caso materie sfuse. E possiamo notare da questa slide che praticamente abbiamo che Skyway, nel confronto dei mezzi tradizionali, in termini di consegna, quindi tempo di consegna e costo di consegna, è in un punto molto molto vantaggioso rispetto appunto ai mezzi di trasporto tradizionali, partendo dall'aereo al trasporto su gomma, su treno e su nave. Vedete dove si va a posizionare. Questo vi deve far capire e far riflettere che praticamente Skyway è altamente altamente competitivo e quindi porta i mercati, porta i paesi verso in un'economia nel trasporto attraverso Skyway piuttosto che con gli altri mezzi di trasporto, o meglio, con Skyway si può velocizzare e migliorare quello che è già il trasporto oggi, perché non è il fatto che Skyway deve sostituire gli altri mezzi, deve integrarsi, potenziare quello che oggi non è più efficiente. Qui vedete l'Unicont, il modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi. Ed è il progetto pianificato nell'ultimo piano industriale di Skyway presso gli Emirati Arabi. E qui appunto la conferenza in Thailandia, dove è previsto una linea da Bangkok a Pattaya e oltre per il trasporto merci che dall'aeroporto porta al porto, alle navi. Quindi un collegamento strategico per lo smistamento delle merci dall'aereo alle navi e viceversa. Febbraio 2018, Skyway Technology Indonesia ha firmato un memorandum con l'Università di Gadia Mada. Spero che chi pronuncia in modo corretto il nome non si offenda per la mia insufficiente pronuncia. Skyway Technology Indonesia appunto ha firmato questo memorandum con l'università. Perché? Perché Skyway sviluppa e crea sinergia tra il mondo del lavoro e le università per creare quelle persone specializzate e che possono sviluppare Skyway trasversalmente. Quindi Skyway incentiva la collaborazione con le università stesse per creare poi un volano di lavoro occupazionale. Sempre in febbraio, Skyway è entrato nell'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico con questo attestato, Bruxelles, 16 febbraio 2018, dove appunto si dichiara che Skyway Technology Corporation è diventata membro dell'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico, l'UITP. Qui vedete una signorina che sostiene il progetto di Skyway, che ha portato diciamo una bandiera di Skyway addirittura sul monte Kilimangiaro, il monte più alto dell'Africa, se non erro. Quindi a dimostrazione che si parla di Skyway in tutti i continenti. Marzo 2018 è arrivato un'importante certificazione secondo il TÜV, che è l'azienda che certifica le società che rispettano i sistemi di gestione secondo l'ISO 9001-2015. Questo è il certificato che ha validità dal 26 febbraio 2018 al 25 febbraio 2021. Quindi questo determina che Skyway è una grande azienda che soddisfa tutti i parametri secondo le normative
e di gestione del sistema ISO 9001-2015. Sempre nello stesso mese, due brevetti della Federazione Russa per tre progetti industriali. Chiaramente queste certificazioni sono fondamentali perché in ogni paese Skyway potrà installare delle linee e dei progetti. È stato creato anche un impianto di produzione dei componenti per il materiale rotabile e le strutture metalliche, impianto di produzione che è stato sviluppato in questi, diciamo, in questi ultimi 2 anni, ma in particolar modo a compimento di quest'anno, nel marzo 2018, questo stabilimento dove c'è tutto quello che si porta avanti nello sviluppo e nella produzione. Sempre quest'anno si è arrivati a toccare 700 specialisti altamente qualificati che stanno studiando, lavorando per i progetti che i vari paesi, le varie delegazioni hanno richiesto di valutare dopo essere venuti a ispezionare la tecnologia all'Ecotecnoparc a Minsk. Vedete qui gli eco uffici, come utilizzare lo spazio di lavoro, ecotecnologie, città lineari, rinverdimento. Tutto questo è nella visione e nell'ottica di Uninsky, quello di mettere insieme tecnologia e natura al tempo stesso. E qui invece i reparti di questo grande stabilimento che è nato in Bielorussia. Qui ci sono gli operai specializzati che sviluppano e costruiscono i moduli di trasporto. Skyway alla Fiera Railway Tech Jakarta, Indonesia 2018. Anche qui un'altra fiera fondamentale nell'iter di Skyway, quest'anno proprio riconoscimento, la visibilità su tutto il palcoscenico mondiale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia. E quindi anche qui una bandierina su Giacarta in Indonesia. E appunto nello stesso giorni che c'è stato questo evento, questa seconda diciamo fiera internazionale Railway Technology, è stato anche riconosciuto a Skyway questo certificato della partecipazione e del supporto appunto all'azienda Skyway Technology. Aprile 2018, il mese di aprile lo ritengo, a mio avviso, il più importante dell'anno. Perché? Perché c'è stata la mostra internazionale delle città del futuro a Dubai ed è appunto una pietra miliare per Skyway. Perché? Perché è stato trasportato dalla Bielorussia agli Emirati Arabi l'Unibike, è stato esposto e da lì è nato l'accordo importantissimo per lo sviluppo del nuovo centro tecnologico a Dubai, a Sharjah in particolar modo. E qui c'è stata appunto l'esibizione di Skyway con l'Unibike e qui vedete gli arabi che firmano gli accordi importantissimi per lo sviluppo del nuovo centro e polo tecnologico di Skyway, dove non ci sarà solo la costruzione di linee per certificare l'alta velocità, ma anche il polo tecnologico di sviluppo delle infrastrutture, dei mezzi, perché è impensabile produrre i mezzi in Bielorussia e trasportarli negli Emirati Arabi. Maggio 2018, delegazione di San Marino in visita all'Ecotecnoparc a Minsk. Augusto Michelotti, il segretario di Stato, ministro del territorio, dell'ambiente e del turismo di San Marino, è stato in visita per ben 2 volte diciamo, negli uffici di Uninsky e ha visitato anche la Uninsky String Technology, cioè l'azienda che sviluppa la stringa, la tecnologia che supporta i mezzi di trasporto. E agli ospiti chiaramente sono state fatte vedere tutte le evoluzioni delle linee, in particolar modo
Impressionante è stata la caratteristica del trasporto Skyway come il livello di rumore ridotto e l'ergonomia, cioè il fatto di viaggiare in modo ergonomico e quindi è molto, molto positivo. A tal punto che i tecnici russi sono stati in visita nella Repubblica di San Marino per un sopralluogo e per aver avuto il mandato di sviluppo di un progetto esecutivo legato appunto allo sviluppo progettuale per 9 chilometri. 9 chilometri di linea con tre stazioni, la partenza, l'intermedio vicino all'ospedale della Repubblica di San Marino e il finale in cima alla Rocca. In visita è andato anche un consulente di una società che lavora per lo studio di architettura Boeri che ha progettato il bosco verticale di Milano. Sempre a maggio sono stati diciamo, erogati dall'ufficio brevetti indiano 5 certificati con la registrazione del design sui veicoli ferroviari, veicoli per sistemi di trasporto a stringa e varianti degli stessi. Quindi sempre più certificazioni da diversi paesi, perché ogni paese ha le sue, diciamo, i suoi parametri, i suoi requisiti e quindi è generato anche dal clima che in ogni paese è diverso. Qui abbiamo un altro certificato importante direttamente dagli Stati Uniti per l'Unitrack, per il trasporto merci. A giugno 2018 un'importante visita a Minsk, a Marina Gorka, all'Eco Technopark da parte della società siderurgica svedese, una delle più rinomate per quello che riguarda gli acciai speciali. E sono andati in visita per rafforzare la sicurezza e la sostenibilità e quindi per offrire prodotti di alta qualità. Il country manager e il direttore vendite sono rimasti impressionati dallo sviluppo della tecnologia di Skyway e sono proiettati nella diffusione per avere comunque sempre più lavoro in questo ambito. A giugno 2018 abbiamo organizzato, e ringrazio l'ingegnere Angelo Lucenti, Salvo e Cappello, tre ingegneri di Modica, per aver organizzato insieme al coordinatore nazionale Antonio Rancati di Ambiente un 3 giorni molto importante e che ha avuto una rilevanza regionale dal titolo Ecologia, non solo teoria, il futuro è dietro l'angolo. È stato ribadito, abbiamo ribadito che è importante l'educazione ambientale, la mobilità sostenibile locale e sono necessarie infrastrutture che ovviamente possono trasportare i turisti in queste zone di interesse culturale, paesaggistico, agroalimentare e quindi è necessario fare uno sviluppo mediatico per poi procedere allo sviluppo esecutivo. Quindi mi congratulo con i tre ingegneri e tutti quelli che hanno partecipato a questi 3 giorni. È stato anche fatto una proiezione di un docufilm di Jeremy Rifkin, economista molto importante per l'economia distribuita e per ovviamente il riutilizzo e riuso delle materie prime. Quindi diciamo che è stato un bel evento a giugno, appunto a Modica in Sicilia, una regione fantastica. Luglio 2018, terzo congresso ed esibizione internazionale sui trasporti di Singapore. 100 espositori da 25 paesi diversi. È stato presentato l'Unibike, che è stato dagli Emirati Arabi, è arrivato fino a Singapore. Altra bandierina in un
in un punto nevralgico del mondo. Anche qui 100 espositori, 25 paesi e hanno toccato con mano lo sviluppo tecnologico di Skyway. Addirittura in visita a luglio all'Eco Technopark sono arrivati i rappresentanti della scienza e degli affari dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo l'accordo fatto ad aprile, gli Emirati Arabi hanno approfondito ulteriormente quello che è Skyway. E questi rappresentanti degli ambienti economici di questi dei paesi e anche dell'Università Americana di Sharjah sono arrivati appunto per approfondire quello che è la tecnologia. Vediamo che dov'è, cos'è Sharjah. Sharjah intanto o Sharia, ecco scusate, Sharjah. Sharjah è il terzo più grande emirato degli Emirati Arabi Uniti ed è l'unico che ha accesso sia al Golfo di Oman che al Golfo Persico, quindi è un punto nevralgico in Medio Oriente, e si trova nelle immediate vicinanze di Dubai, che è il centro culturale degli affari degli Emirati Arabi Uniti. E questo emirato di Sharjah è un centro commerciale globale, una città di scienza e arte. L'UNESCO l'ha definita la capitale culturale del mondo arabo. Considerate che il prossimo anno c'è un evento importante, si arriva al 50° anno della confraternita dei paesi arabi e soprattutto nel 2020, tra 2 anni, ci sarà l'Expo. L'American University di Sharjah è nella lista delle migliori 500 università del mondo e conduce ricerche sugli aspetti ambientali, in particolare procede studiando le possibilità di migliorare il suolo e sviluppare progetti high-tech. Questa università è proprio quella che serve per portare avanti i progetti di UNISKY, di Skyway. E proprio lì nasce il polo tecnologico, partito con i contratti in aprile e a settembre appunto abbiamo visto quello che è lo sviluppo del polo tecnologico. Agosto 2018 è stato, diciamo, il momento di condivisione maggiore del progetto con il Festival dell'Eco Technopark, Eco Festival 2018. Vedete qui una foto dall'alto con UNISKY che parla in conferenza. 5.000 persone presenti e 2.000, pensate, sono andate sulle varie linee, quindi hanno testato direttamente con i propri occhi, hanno visto quello che è la tecnologia e quello che è il funzionamento. Qui vedete 4 agosto 2018 la conferenza internazionale dove UNISKY ha pubblicamente dichiarato l'accordo importantissimo con gli Emirati Arabi. Queste sono foto dall'alto delle varie linee che ci sono nell'Eco Technopark, struttura rigida, semirigida, flessibile, poi c'è anche un ultraleggero. Quindi diciamo che è importantissimo questo parco perché è diventato il punto dove possiamo toccare con mano quello che noi sponsorizziamo, sosteniamo e quello che i paesi possono realizzare nel loro proprio territorio. Agosto 2016, fase 7, agosto 2018, fase 12. Qua voglio mettere in evidenza quello che è stato lo sviluppo in 2 anni. Quindi in agosto c'è stato l'Eco Technopark e questo era quello che è stato realizzato proprio ad oggi. Mentre invece 2 anni fa c'era il deserto, quindi quello che le persone hanno diciamo, erogato per questo progetto lo vedono concretizzato in questi termini. Quindi sviluppo di tecnologie, di brevetti, di possibilità di sviluppo in altri paesi e quindi questo è quello che vediamo. Quindi ribadisco. Ci sono ancora persone che chiedono, ma è tutto vero? Sì, tutto vero, basta andare a Minsk e toccare con mano, oppure vedere i filmati di testimoni che sono andati e hanno visto tutto quello che hanno visto.
Ecco, altre cose che sono state presentate lo stesso negli stessi giorni sono il prototipo di un veicolo aereo senza pilota, il Combo, che è il drone più grande al mondo, che può trasportare 1,5 tonnellate di carico con una velocità massima di 170 km orari. Valore minimo di mercato 5 milioni di dollari. Questo è un grande settore, c'è tanta richiesta di droni di questo tipo per realizzare infrastrutture in modo automatico, senza dover richiedere risorse, tempi molto, molto grandi. Altro segmento importante che Uninski ha sviluppato in 2 anni è la mobilità elettrica, un'unica auto elettrica al mondo progettata per i diversamente abili. Hanno la possibilità, chi è in carrozzina, di salire in auto e usare la carrozzina stessa come seggiolino. Ci sono poi degli accorgimenti, tipo le telecamere posteriori con display LCD, porte posteriori a rotazione del sedile, eccetera, eccetera. Quindi altri progetti che Uninski ha messo al vaglio. C'è l'UniWind, che è una linea più leggera della leggera, l'ultraleggero, io la definisco, e questo UniWind è un monoposto, scusate, biposto, che ovviamente è stato richiesto dalle delegazioni in quei contesti dove c'è poco spazio, quindi nelle città urbane, dove c'è poco spazio. Ponte a stringa Skyway, quindi la stringa Skyway può essere utilizzata anche per fare infrastrutture come i ponti, dove si alleggerisce, cioè meno, quindi più leggere le infrastrutture, con meno costi di gestione e più durevoli nel tempo. L'Eco House, edificio che utilizza le risorse naturali di acqua, luce, calore e terra, ne è stata realizzata anche una che sarà o in procinto di essere trasportata a Sharjah, dove c'è lo sviluppo del nuovo polo tecnologico. 4 agosto 2018, quindi è un festival dell'Eco Technopark dove si è potuto vedere tutte queste innovazioni, questi sviluppi, e c'è anche il museo con un cielo stellato di dozzine di migliaia di nomi di persone che hanno contribuito allo sviluppo. Qui ho ritagliato la parte dove ci sono i Claudio e ci sono anch'io presente. In base alla scritta più grande o più piccola, c'è il riconoscimento a chi ha sostenuto di più il progetto. Quindi chi ha sostenuto entro, credo, il 16 aprile 2017, è già presente in questo museo. Quindi il cielo stellato come visione ha un futuro roseo. Il cielo stellato perché? Perché ovviamente se voi guardate il cielo vedete tante stelle che illuminano. Le più grandi le vedete, ma ce ne sono tante altre che non si vedono, che sono lo stesso di grande importanza e sono tutti quelli che oggi non sono presenti in questo museo. Settembre, altro momento, storico di quest'anno è la presentazione dell'Unibus ad alta velocità per 500 km orari all'Innotrans, alla Fiera di Berlino, dove è stato presentato l'Unibus ad alta velocità, ma anche tutte le altre tipologie di mezzi che sono stati appunto sviluppati da Uninski. Qui vedete la capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno, la velocità massima l'abbiamo già detto, efficienza energetica superiore 5 volte rispetto ad altri veicoli elettrici, consumo di materiale ridotto di 10 volte e utilizzo di uno spazio di terreno che è 100 volte in meno a quello dei sistemi tradizionali. Non ci sono confronti ad oggi con tecnologie simili a questa.
basso consumo, addirittura il coefficiente di resistenza aerodinamica è ridotto di 4 volte rispetto a quello di un'automobile da corsa, per intenderci la Ferrari di Formula 1. Questi sono gli interni, finiti molto bene, e l'Unibus è paragonabile a un'automobile a 6 posti, ampiamente spaziosa, con tutte le tecnologie all'avanguardia che ci possono essere oggi in una macchina top di gamma. Ottobre 2018, altro mese importante, prima linea urbana con Unibus in fase di costruzione negli Emirati Arabi. Aprile 2019, 400 metri di linea saranno pronti per essere testati. Ecco, qui è stato fatto il primo progetto, si sta installando. Qui vedete Uninski sopralluogo al terreno arido che c'era qualche mese fa. E qui l'inaugurazione, dove Uninski simbolicamente si sposta della Terra. E qui vedete l'immagine di Omar Afana, che è il direttore generale della Persian Fast Building Contracting, che è la prima azienda appaltatrice del progetto a Sharia per Skyway. È un'azienda che è in grado di costruire qualunque cosa dal giorno alla notte, e quindi è di ben auspicio questa situazione. Skyway Tech Center, questa è una fotografia, un modello di sviluppo di quello che verrà costruito. Quindi è un progetto molto complesso, che lo stesso Uninski ha detto essere appunto molto complicato. Quindi, se lo dice Uninski, è davvero complicato creare tutto quello che viene fatto. Quindi Skyway è tutto un sistema globale, una rete di internet gestita dalla blockchain, che terrà conto di diverse cose: dati personali, dati generati dai sensori dei mezzi che si muovono, quindi discorso legato all'ottimizzazione e alla gestione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, diritto di accesso ai mezzi di trasporto da parte delle persone, moneta digitale per la gestione del servizio di trasporto, e così via. Il nuovo piano industriale di Skyway è quello di introdurre una tecnologia verde altamente efficace nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Le 3 fasi importanti sono quella di costruire centrali solari, progetti di cariche commerciali, trasporto di passeggeri e complessi infrastrutturali, trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Quindi ci sono questi step, costruzione anche di eco house, stazioni a torre e naturalmente quello che viene tolto per le infrastrutture in termini di spazio viene recuperato con la vegetazione in altri contesti, ad esempio sui tetti degli edifici. A novembre c'è stato un aumento della visibilità e degli articoli dedicati a Skyway post fiera InnoTrans, e quindi Skyway è presente sempre di più anche nei siti web tecnologici, quindi si parla di questa evoluzione, non solo nei siti web, ma anche in portali dei trasporti francesi e testate degli Emirati Arabi. L'Actu Transport Logistics, Skyway riceve la popolarità negli Emirati Arabi Uniti. Addirittura ci sono anche delle Al-Arabiya, che è praticamente televisione che parla di
Dubai si muove verso un nuovo sistema di trasporto. Quindi Skyway Pod, Unibike e Unibus, quindi ci sono già dei, diciamo, dei simboli di marketing legati a Dubai con Skyway. Il programma Skyway è in grado di unire il mondo intero. Questo è l'ultimo premio internazionale slovacco assegnato a Juninski per la pace che si è tenuto a Bratislava. E in questa conferenza Juninski ha parlato di tante cose, ma fondamentalmente ha ribadito che dobbiamo essere coraggiosi nell'applicare soluzioni che ieri ci sembravano impossibili. Se per salvare il pianeta abbiamo bisogno di creare un'alternativa alle auto con un motore a combustione interna, questo deve essere fatto ora. Se per il futuro dell'umanità l'industria ha bisogno di essere messa nell'orbita vicina alla Terra, lo sviluppo in questa direzione dovrebbe essere avviato il prima possibile. Questo è il riconoscimento che dalla foto si può notare è stato assegnato a Juninski. Quindi, per esplorare lo spazio usando i razzi è irrazionale e non è rispettoso dell'ambiente. Considerate che ho letto un pochino di autobiografia di Juninski in questi giorni, dove appunto ho fatto un approfondimento importante. E il suo ostacolo allo sviluppo della sua tecnologia è dovuto anche al disastro di Chernobyl, perché il suo paese nativo, dove ha studiato, dove ha vissuto la prima parte della sua vita, si trova a sud della Bielorussia, molto vicino a Chernobyl, dove c'è stato nel 1986 diciamo, l'incidente della centrale nucleare, e viene fatto vedere in un filmato che Juninski è tornato in visita nel suo villaggio dove andava a scuola, dove viveva, e è tutto distrutto. Quindi anche questo è proprio si incrocia con il destino di Juninski, e la sua forte leva è stata quella di portare avanti il suo progetto, perché ovviamente vuole salvare il pianeta per evitare grossi danni ambientali, come è successo nel 1986 a Chernobyl, quando io ero un ragazzetto. E quindi sta già parlando di questo progetto importantissimo, che è quello di un veicolo planetario. Considerate che per sviluppare un progetto così importante non serviranno poi così tanti, tanti fondi, perché è paragonato a 4-5 finanziarie sugli armamenti degli Stati Uniti. Quindi diciamo che non è poi così lontano il fatto di arrivare a questo progetto planetario. Basta solo volerlo, ecco, quello è importante. Quindi ci deve essere. Siccome è una tecnologia di trasporto possibile per l'esplorazione spaziale su larga scala per l'umanità, ed è il metodo non razzo, quindi si contrappone a quello che è il razzo, perché ogni diciamo, spedizione nello spazio crea dei buchi nell'ozono grandi come il continente francese, quindi pensate il danno che viene fatto da questi lanci. Tutti sono difficili da implementare questi sistemi, però nel prossimo futuro questo mezzo planetario potrà portare nell'orbita tante tante tonnellate di carico all'anno. Vabbè, comunque si sentirà parlare sempre di più di questo progetto di veicolo planetario intorno all'equatore. Ha parlato ancora di questo progetto. Chiaramente l'implementazione di questo progetto dura circa 20 anni, prendendo in considerazione la sociopolitica, la ricerca, lo sviluppo, la progettazione, il rilevamento e le attività di costruzione e installazione.
Comunque, in definitiva, Juninsky ha detto che la Terra è il miglior pianeta nell'intero universo, dobbiamo salvarlo, per i nostri discendenti. Ecco, questo è quello che ha ribadito in questa premiazione internazionale per la pace. Bene, siamo arrivati ai giorni nostri. TV di Tokyo visita Skyway. I giapponesi, dopo aver la TV in primo luogo, ma anche i rappresentanti del paese alla fiera dell'Inno Trans a Berlino, hanno visto le innovazioni tecnologiche di Skyway. Sono rimasti sorpresi tal punto che sono in questi giorni, pochi giorni fa, sono tornati in visita per approfondire quali sono i vantaggi e le tecnologie di Skyway per il prossimo futuro. Ma perché la TV giapponese è così interessata? Io ho fatto un po' una ricerca su internet. E ho trovato la risposta alla perché si pianifica il futuro. Considerate che proprio il 23 novembre 2018 Osaka si è aggiudicata l'Expo 2025. Il Giappone è riuscito a spuntarla sugli altri concorrenti in lizza tra Russia e Azerbaigian e sono state vagliate più di 170 candidature. E Osaka ha proposto una mostra su un'isola artificiale sul tema Society 5.0 e su come sfruttare la robotica e l'intelligenza artificiale per il bene pubblico. Quindi la TV giapponese probabilmente ha intravisto quello che potrà essere il prossimo Expo 2025, ancor prima che venga fatto quello a Dubai. Quindi Skyway si mette in vetrina sulle tematiche, sulle tecnologie più evolute che verranno presentate in questi prossimi due Expo 2020 e in Giappone 2025. Questa è una ricerca mia personale che ho fatto proprio per motivare il fatto che i giapponesi sono molto attenti alle innovazioni e alle novità di Juninsky. Bene, le tappe della realizzazione del progetto Skyway sapete che sono 15, chi non lo sa lo impara oggi. Lo sviluppo della tecnologia è partito nel 2014 per arrivare a oggi con tutto uno step di sviluppo di tecnologia, di costruzione, di dimostrazione delle certificazioni, con i progetti locali in sviluppo. Siamo arrivati alla fase 13, oggi è il primo giorno della fase 13. La fase 13 prevede un abbassamento di quote da distribuire, quote che generano diciamo, raccolta fondi, perché è uno scambio di quote in termini di denaro versato. E la fase 13 prevede 25 milioni di dollari per sostenere tutto quello che è lo sviluppo, chi ci lavora, il marketing, eccetera, eccetera, le sperimentazioni. E le ultime tre fasi, 13, 14 e 15, ovviamente prevedono la certificazione della linea ad alta velocità e dell'unitrack pesante, cioè il trasporto dei container. Notate che fase 13 è, diciamo, ogni quota viene, cioè ogni dollaro, scusate, viene compensato da un minimo di 30 a un massimo di 60 quote, a seconda di quanto uno devolve al progetto, quindi con quanto vuole partecipare. La fase 14 ridurrà di nuovo le quote, da 2 miliardi si passerà a 1 miliardo e mezzo, fase 15 anche altrettanto 1 miliardo e mezzo, quindi situazione in cui queste tre fasi determinano la conclusione di tutto l'ecotecnopark che si diversifica su Bielorussia, Minsk e Emirati Arabi Sharia. Proprio con il crowd investing, l'equity, si sovvenzionano questi progetti per certificare, testare queste tecnologie perché è l'unico modo per distribuire e sviluppare
la tecnologia stessa nei vari paesi al mondo. Quindi sovvenzioni in cambio di quote partecipative del capitale. Attenzione, non è un prodotto finanziario, è una partecipazione non a garanzia, nel senso che quello che si evolve non è indicato con una garanzia di ritorno economico. Quindi non date importanza a chi vi dice guadagni garantiti, enormi guadagni. No, c'è un alto potenziale di sviluppo della tecnologia e di pari passo di aumento del valore di queste quote che uno può ottenere. Ma attenzione a quello che sono le grandi promesse. Qui ci vuole tempo, pazienza e arriveranno dei grossi, grossi, diciamo anche dividendi erogati dall'azienda in proporzione al fatturato, che nel prossimo 2019 dovrebbe, cioè, comincerà ad arrivare perché ci saranno i primi progetti esecutivi a partire da Dubai. Quindi si diventa proprietari intellettuali, coproprietari di una società globale di trasporto. Bene, Crowd Investing Equity fase 13, siamo entrati in fase 13, queste sono le opzioni. A parità di denaro versato si ottengono delle quote e qui avete le varie soluzioni a seconda delle possibilità. Io dico sempre di diversificare con prodotti che possono essere finanziari, non finanziari, ma diversificate e con una diversificazione che non deve superare il 10-15% del vostro salvadanaio, delle vostre riserve. Mai esporsi in nessun modo, in nessun caso, in situazioni di altro tipo che non quelle prudenziali. Comunque sia, è altamente consigliato personalmente, ma prendetela diciamo incentivo personale, di partecipare a un progetto di questa portata. Qui vedete diverse soluzioni a seconda della possibilità che ognuno di noi ha. Perché Juninski con questo sistema qua è riuscito a portare lo sviluppo dei suoi brevetti a livello pratico e pensate, questo ha portato anche a più di 1 milione di persone che stanno sostenendo il progetto. Quindi è veramente importante questa situazione. Qui vedete altre tipologie, altre soluzioni a seconda di quello che uno può fare. Vedete, ci sono anche soluzioni per i bambini che non hanno la maggiore età. Io 2 anni fa è stato la prima soluzione di deposito che ho fatto, quella di sostenere diciamo un discorso legato alle future generazioni che si potranno ritrovare un capitale molto interessante partendo appunto dallo sviluppo di queste tecnologie. Questo è il certificato che viene rilasciato dopo aver depositato la cifra scelta e che si ottiene liberamente, ovviamente. E questo viene consegnato per posta ordinaria a casa. E sottoscrive che siamo titolari di quote di azienda che nel momento in cui l'azienda entrerà in borsa, avrà un valore nominale di $1. Ok? Bene, a questo punto siamo arrivati al termine. Vorrei rimarcare quello che sono i grandi marchi. Amazon è il primo marchio al mondo con un più 42% nel 2018 e qui ho riportato un grafico che voi potete trovare su internet nella testata del Sole 24 Ore
E qui c'è scritto il boom in borsa, 10.000 dollari investiti ora valgono 7,5 milioni di dollari. Vedete qui questo grafico nel 2000, era un grafico in cui la situazione è rimasta piatta per tanto tempo, 2000, 2010, 2000, dal 2010 in poi ha cominciato a salire, per poi arrivare negli ultimi anni a un picco. Quindi siamo nella curva esponenziale e se guardate sotto la crescita dell'azienda ha generato anche una crescita di dipendenti. Quindi da 614 nel 1999 oggi a 566.000 persone che lavorano in Amazon. Ma la cosa più rilevante è questa. Sempre dati ottenuti da internet, pubblicati, non tutto potete farlo anche voi. Amazon, Apple, Google, Facebook. Pensate, quando queste aziende sono andate in borsa, Amazon nel 1997, chi ha depositato e versato 1000 dollari in borsa, mi raccomando, attenzione, in borsa queste azioni in borsa, oggi ha un patrimonio di 39 milioni di dollari. Apple 1980 è approdato in borsa, chi ha messo 1000 dollari oggi ne trova, se ne ha 25 milioni. Nel 1986 Microsoft 1000 dollari in borsa, oggi sarebbero 92 milioni. Google solo nel 2004, quindi è diciamo la più recente che è andata in borsa. Google sapete che è nata nel 1998, quindi 6 anni dopo è approdata in borsa. E chi ha messo 1000 dollari oggi si trova 1,5 milioni di dollari. Ecco, quello che vi deve far riflettere è questo. Skyway non è ancora approdata in borsa. Proprio per questo avete un'opportunità molto più grande. Rispetto a quella di mettere 1000 dollari quando approderà in borsa, perché oggi, non essendo ancora azioni, sono semplicemente delle quote aziendali, avete la possibilità di avere molte più quote rispetto a quando entrerà in borsa a un valore di un dollaro, perché quando ci sarà l'approdo, un dollaro, quindi 1000 dollari sono 1000 quote. Oggi ne potete preservare molte di più. Con questo concetto vi auguro un buon 2019, che voi possiate raggiungere i vostri sogni, i vostri obiettivi, le vostre previsioni, soprattutto in serenità, in salute, in ricchezza. Un Happy New Year da parte di Skyway, un Happy New Year da parte mia, un anno molto intenso, dove Skyway, Uninsky e tutto il team e tutti i sostenitori, più di 1 milione di sostenitori di Skyway, hanno realizzato un qualcosa di straordinario. Il prossimo anno sarà l'anno della svolta, si concluderà, a mio avviso, la fase 13, 14 e 15 e da lì cominceranno tutta una serie di sviluppi veri e propri delle linee che porteranno fatturato all'azienda e l'azienda porterà dividendi nelle vostre tasche in proporzione a quante quote avete a disposizione. E niente, quindi grazie per il tempo che avete dedicato a questa serata, ho cercato di riassumere le cose più salienti, principali del progetto del 2018 di Skyway. Avete notato come Skyway è alla ribalta nelle vetrine più importanti, negli eventi, nelle fiere più importanti al mondo. È già proiettata per la città del futuro, l'esposizione della città del futuro sempre a Dubai in aprile, quando ci sarà la presentazione del primo tratto di linea, del primo progetto a Sharia. Quindi
grandi prospettive, grandi sviluppi anche il prossimo anno. Condividete Skyway, condividete il progetto, condividete una opportunità per tutti, quella di intanto di contribuire a un cambiamento epocale per risolvere grossi problemi in termini di ambiente, sicurezza, congestione di tempo, miglioramento della vita, eccetera, eccetera. Bene, un saluto a tutti, vi lascio con un video e a risentirci dopo la Befana, l'8 maggio, scusate, l'8 gennaio, chissà, l'8 maggio magari ci sarà una data importante. E martedì, ritorneremo al martedì sera alle 21:30, l'8 gennaio, martedì 8 gennaio. Quindi buon proseguimento, buon anno, buona fine, buon principio e costruiamo Skyway e salviamo il pianeta. Un saluto a tutti. Transnet, noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni il nostro pianeta è rimasto una casa ospitale per tutti coloro che vi hanno vissuto ed ammirato la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grande accelerazione durante la vita di una sola generazione. Le persone hanno raggiunto un successo senza precedenti. Lo sviluppo delle comunicazioni, dei trasporti e di altre tecnologie ha portato grandi cambiamenti nell'economia. La popolazione terrestre da allora ha triplicato le attività umane, che in senso figurato hanno rotto la forza della Terra, violando i suoi cicli naturali. Osservando il danno causato all'ambiente, è chiaro che ci stiamo muovendo verso un punto di non ritorno e ci troviamo di fronte a una scelta: o continuare a distruggere il nostro futuro o spostarci verso un'alternativa a cui tutti gli umani dovrebbero aspirare. L'applicazione di tecnologie nuove veramente efficienti, un nuovo modello di vita nella società, con persone dalla visione progressista e illuminata, rappresenta la nostra salvezza. Come città di nuova generazione, Eurasia è un esempio di stile di vita futuro della società, in armonia e prosperità, in pace e consenso. Questa è la nuova evoluzione del mondo. Metropoli più grandi con un sistema di trasporto completamente nuovo. Nuove infrastrutture permetteranno di raggiungere, per esempio, Vladivostok da San Pietroburgo in sole 20 ore, al costo di $200, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, il supporto vitale, alta sicurezza e comfort. Da Mosca a Kiev in 2 ore, a $20. Da Mosca a Barcellona in 8 ore a $100. Da Kiev ad Antalya in 5 ore a $50. Da Novosibirsk a Delhi in 12 ore e $150. Da Vladivostok a Kuala Lumpur in 15 ore e $200. Da Londra a Tokyo in 24 ore a soli $300. Saranno applicate solo fonti alternative di energia e riciclo a basso costo di servizio. Queste nuove città lineari saranno ecovillaggi nelle quali le comunità si sviluppano in armonia con la natura. E il costo degli alloggi non supererà i $50.000 per 200 o 300 metri quadrati, dal momento che nuove tecnologie di costruzione e manifattura saranno applicate nell'edilizia e nell'intera economia. Persino se il tuo lavoro si trova a 500 km da casa, potrai coprire la distanza in un'ora e per soli $8, grazie al nuovo sistema di trasporto di secondo livello. Tutto questo può accadere in modo evolutivo e pacifico, grazie al passaggio alla sesta struttura economica del mondo, dove le tecnologie saranno sostenibili ed ecocompatibili, destinate a servire l'umanità e lo sviluppo del pianeta. Il passo successivo sarà la transizione verso la settima struttura economica mondiale,
in cui tutta la produzione dannosa sarà ritirata al di là del pianeta Terra. Questi singolari disegni dell'ingegner Anatoly Eduardovich Yuninsky sono stati rivelati già dal 26 al 28 aprile del 1988 nella città di Goma, alla conferenza di tutti i sindacati sul futuro dell'industrializzazione dello spazio. Solo il tempo darà la risposta su che tipo di futuro avremo. Dipende anche da te diventare parte di una comunità in crescita che è pronta a cambiare il mondo per il meglio. Unisciti a noi e aiuta a far conoscere alle grandi masse il progetto e le opportunità di contribuire alla sua attuazione.